La 90ª adunata nazionale degli alpini a Treviso si è chiusa con una sfilata da record: oltre 30.000 penne nere, un fiume umano ininterrotto di veci e boccia che per quasi 13 ore ha attraversato il centro, polverizzato il precedente primato di 77.000 partecipanti risalente alla adunata di Torino del 2011 e poi oltre mezzo milione di persone in città nella tre giorni di eventi. Dalle prime ore di lunedì gli addetti sono all'opera per smontare tribune, stand, strutture, per ripulire strade e raccogliere rifiuti. Nel giro di un giorno, o poco più, assicurano gli organizzatori, Treviso tornerà alla normalità. Ecco il primo bilancio di Raffaele Panno, presidente della sezione di Treviso dell'Associazione Nazionale Alpini. Penso sia un bilancio positivo, vista l'affluenza, visto l'accoglienza dei trevigiani, visto quanti alpini hanno lavorato, quanti hanno sfilato, insomma, i numeri che prevedevamo ci sono tutti. Appunto, oltre 80.000 alpini in sfilata, oltre mezzo milione di persone ad applaudire, vi aspettavate questi numeri record? Numeri noi lo speravamo, perché quando siamo partiti in quattro sezioni, perciò abbiamo interessato un territorio di 20.000 alpini, 20.000 soci, perciò di conseguenza speravamo anche nella buona riuscita e nella buona partecipazione non solo di trevigiani ma di alpini in tutta Italia. Anche il meteo ha dato una mano, ha atteso la pioggia arrivata di notte, ha atteso nonostante il programma si sia un po' prolungato, quindi anche da quel lato lì tutto perfetto. Lato perfetto, eravamo preoccupatissimi perché le previsioni davano tempo pessimo, invece Dio Pluvio ci ha aiutato. Presidente, lei l'ha sottolineato più volte, un aspetto che le ha dato particolare soddisfazione è l'aver bloccato i trabiccoli. Aver bloccato i trabiccoli voler dire fare una adunata in sicurezza, vuol dire alpini che camminano e trascorrono ore e ore in città senza problemi di essere investiti o di scendere da quei trabiccoli e cascare e farsi male, a sti insegna. Il momento più emozionante di questi tre giorni degli alpini a Treviso? Ci sono stati tantissimi. La bandiera di guerra, una fra quelli. Sono tantissimi anni che non vedo non solo la partecipazione, però forse il posto, l'accoglienza, il calore, la presentazione, ma mettiamo di tutto, è stato un momento bellissimo. E poi naturalmente la sfilata. Beh, la sfilata quando parti ti prendono alla gola e cominci a applaudire, ti emozioni. Ecco Presidente, adesso si sta già lavorando per riportare la città nelle migliori condizioni. L'impegno degli alpini è quello di lasciare la città della Dunata più pulita e più bella di come l'hanno trovata. Ma sono passato mezz'ora fa, ho fatto il giro delle mura, esterno e interno, mi sembra che siamo quasi alla perfezione. 2 anni di lavoro, una bella fatica indubbiamente, però ne è valsa la pena. Ma l'abbiamo dimenticata già ieri sera.